un piede avanti l'altro, un passo alla volta. Non ha importanza quante volte cadi, quel che è importante è che ti rialzi una volta in più. Le prove a cui sopravviviamo ci rendono più forti. Friedrich Nietzsche. Tre città in Italia, 11 nel mondo, 60.000 partecipanti per le maratone di Vivi Città. Luogo simbolo quest'anno l'isola di Lampedusa, con il suo carico di disperati accolti e di solidarietà. Quest'anno il fischio d'inizio di Vivi Città, la storica manifestazione podistica, la sua 33esima edizione, è giunto da Lampedusa, dal centro esatto del Mediterraneo e del processo migratorio più imponente dell'intera storia umana. Per la WISP, l'organizzazione sportiva della Federazione Arci, una chiara scelta di campo, un omaggio alle tante vittime delle migrazioni, oltre 30.000 i morti accertati negli ultimi 20 anni, ma quelli presunti sono molti di più, e anche un segno di speranza, di accoglienza. Assolutamente sì, perché per 33 anni noi facciamo la 33esima edizione del Vivi Città, questa nostra corsa della solidarietà e dell'impegno per i diritti, con tra l'altro una valenza fortemente internazionale, l'abbiamo sempre voluta fare incontrare con la storia del paese o con la storia del mondo. La corsa è partita simultaneamente in altre 43 città italiane, 10 nel mondo, oltre che in 26 istituti penitenziari. Centinaia di persone a Lampedusa hanno preso parte alla manifestazione, molti bambini. Una grande festa per un percorso di appena 3 chilometri, una sorta di passeggiata non competitiva da Piazza Garibaldi a Piazza Libertà, passando per il Molo Favaloro, teatro degli arrivi e dei soccorsi e di tante tragedie del mare. C'erano anche i migranti che hanno scelto di vivere sull'isola. Seydou, 19 anni, è partito dal Senegal ed ora vive con la famiglia maggiore, con papà Lillo e mamma Piera e le loro figlie. C'era anche Bax, in affidamento a Los Angeles Sirio, ceramista e pittrice. Ora lavora nella bottega di famiglia, sta imparando un'arte e un giorno, spiega, deciderà quale sarà il suo futuro. E c'era Adam, ghanese, accolto da una famiglia di imprenditori, lavora e studia a Lampedusa. Lavoro e studi. Lavora e studia? Sì. E nel suo futuro c'è quest'isola. Lei pensa di continuare a vivere qui sull'isola? Io credo che sì, perché come gente che vivono qua, io posso vivere qua anche con loro. Sull'isola tornano di frequente molti dei migranti soccorsi in mare. Si tengono in contatto con le persone che li hanno salvati, come Costantino Baratta, muratore, uomo dell'anno nel 2013 per il settimanale L'Espresso. Era in barca a pesca con un amico la notte del 3 ottobre quando vide delle barche alla ricerca di naufraghi. Salvò 11 persone. Ora per lui, migrante italiano, nato a Trani, a Lampedusa da 30 anni, sono tutti i suoi figli. Ora ho 11 ragazzi che mi chiamano, si può dire, 2 o 3 volte a settimana. Si sono stabiliti in Svezia e Norvegia, loro chiamano, vogliono notizie, ci danno notizie che stanno bene, che si stanno integrando, vanno a scuola. Quindi abbiamo una famiglia allargata, ecco. Li ha rivisti? Sì, 5 o 6 di loro li ho rivisti il primo anno, la prima commemorazione. Quindi li ho visti allegri, spensierati, già avevano un po' alle spalle la tragedia. Certamente pensavano sempre ai compagni morti. Quindi... Avevano già il passaporto molti? Sì, tutti, almeno quei 5 che io ho rivisto, 3 avevano il passaporto svedese e 2 norvegesi. Quindi avevano già tutti i documenti, avendo il passaporto, quindi lì è stato riconosciuto lo status di rifugiati nel paese dove sono. So che vanno a scuola. La ragazza proprio settimana scorsa mi ha detto che ha incominciato già a lavorare. E quindi vuol dire che si stanno integrando, ecco. E dalle foto che mi mandano su Facebook li vedo spensierati, ecco, e oramai la tragedia loro l'hanno superata. A Lampedusa manifestazioni come Vivi Città dicono di un futuro possibile, già presente, fatto di ambiente, cultura, archeologia e sport. Questa, diciamo, affluenza forte che stiamo vivendo non soltanto in Italia ma in Europa dei migranti ci ha portato a dire: diamo un segnale forte anche di grande vicinanza, ecco, di rispetto e di orgoglio per questa popolazione, per questa amministrazione di Lampedusa che tanto ha fatto per l'accoglienza e per mandare segnali di pace e di convivenza tra i popoli. La straordinaria umanità della gente dell'isola e l'industriosità dei suoi imprenditori hanno portato a nuove opportunità per il turismo. Gli albergatori di Lampedusa, accompagnati dal sindaco Giusy Nicolini, hanno appena stretto un importante accordo con i colleghi maltesi.
Anche quest'anno la maratona del Vivicità è entrata nelle carceri, in quello milanese di Bollate, a Monza e a Rebibbia, nella capitale, dove ha coinvolto il solo settore maschile, per ora. Sì, io praticavo pugilato a livello agonistico, anche ho ottenuto risultati a livelli regionali, però purtroppo col cammino mi sono bruciato, sempre per guai di strada, guai di legge, insomma. E insomma, uscirò pure per riscattarmi, sicuramente. Io ho fatto un po' di calcio, un po' di basket, però mai tanto come lo sto facendo da quando sto qua, perché da quando sto qua mi ha appassionato molto, che ne so, a calcio, stiamo facendo rugby, quando le maratone. Ci sfoghiamo il più possibile, in modo tale. Siamo giovani poi, capito? Ci serve il tempo e. Ci abbiamo 25 anni, dobbiamo sfogare. Io è la terza volta che faccio questa maratona qui all'interno dei. Il primo anno sempre fra i primi 10 comunque, sesto, settimo, sempre così. Perché non mi alleno male, di carità, bene come te dovresti allenare per una maratona. Perché abbiamo il campionato di pallone e giochiamo a pallone. Facciamo rugby il mercoledì e gli altri giorni abbiamo una palestra e facciamo palestra. Ma serve tantissimo, un antistress, perché poi noi abbiamo bisogno, insomma, di sfogare un po'. Il fatto che siamo detenuti, la ginnastica fa benissimo. Libertà, movimento, evasione, parlano di questo i detenuti del carcere romano di Rebibbia in una domenica piena di sole. Loro qui dentro ci sono finiti perché hanno sbagliato, hanno un debito da pagare con la giustizia, con la società, ma i blocchi di partenza si presentano in più di 100. Il carcere è parte della città. Non bisogna mai dimenticarlo, dentro ci sono dei cittadini, ci sono i familiari dei cittadini, ci sono persone che ci lavorano, gli agenti, i volontari, quindi è parte integrante di Roma. Quando corriamo dentro Rebibbia corriamo dentro Roma, quindi per noi portare il Vivicità, che è la manifestazione storica dell'UISP, dentro un istituto penitenziario è dare un senso profondo a quella parola che è alla base di questa manifestazione, che è la più grande corsa podistica del mondo. Partiti! E ecco lo scatto di questi. Correranno per 12 chilometri. L'obiettivo non è arrivare primi né una medaglia. Corrono per liberare i pensieri, per sentirsi vivi, attivi. Lo sport in carcere serve per socializzare, per avere uno spirito libero. E noi infatti facciamo dello sport per sentirsi forse anche più liberi. Nel carcere io. Scrivo molto dei bene, libri molto bene. Buongiorno e a tutti. Gioco a tennis. Oggi è una bellissima giornata. Sono in carcere da quasi 7 anni. Lo sport serve a sfogarci un pochino, è un antistress. Serve molto, perché vai fuori con la mente, vai fuori con tutto, insomma. Invece da pensare sempre a stare qua dentro con la mente evadi. Io sto verso Ostia, correvo, andavo verso la Pineta. Corrono anche gli agenti carcerari e atleti venuti da fuori. Ci sono 40 volontari per questa occasione. Già sono diversi anni che organizziamo questa manifestazione. Io in particolar modo me ne occupo dal 2009. È un modo per far comunicare il carcere con la società esterna e poi anche per evidenziare i valori dello sport, che sono importanti, fanno parte anche di quel percorso rieducativo che la Costituzione pone proprio come obiettivo della pena. Com'è importante per tutti, no? Per una vita equilibrata e per i valori che lo sport veicola, è sicuramente importante anche nel carcere, perché si impara il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole soprattutto, e anche la corsa in particolare, credo, superare i propri limiti, no? Cercare sempre di migliorarsi. Il primo degli interni! Grande! C'è voluto impegno, partecipazione, capito? Forza di volontà. Sì, facevo dei fuori box, poi mi sono operato al coso e ho continuato a farla qua dentro con altri detenuti. Come è andata la gara? Bene, io ho camminato comunque. Sono partito ultimo e sono arrivato ultimo. Sei contento così? Molto felice. Perché per te lo sport che cos'è? È soltanto un momento di svago nella nostra testa per sentirsi veramente liberi. Staibano Mohamed!